In questo esercizio abbiamo due altoparlanti distanti tra loro 3 metri, che emettono onde armoniche sonore in fase di frequenza variabile. La frequenza può andare da 0 all'infinito. A 4 metri di distanza davanti all'altoparlante A c'è un microfono, nel punto P, che è collegato ad un oscilloscopio. La domanda è stabilire cosa succede quando viene variata la frequenza delle onde emesse, crescendo da 0 all'infinito. In particolare si chiede cosa si vede sull'oscilloscopio collegato al microfono e più precisamente quanti massimi sonori si vedono, quanti minimi sonori e in corrispondenza di quali frequenze. Ora fate stop, non guardate lo svolgimento, svolgetelo da soli. Guardate lo svolgimento alla fine. Lo svolgimento è questo. Innanzitutto, ci calcoliamo la distanza tra l'altoparlante B e il microfono P, che sarebbe il percorso D2 che fa l'onda che esce da B per arrivare al microfono. Con il teorema di Pitagora si trova subito 5 metri, dal momento che conosciamo i due cateti, del resto questo è un triangolo di quelli pitagorici, del tipo quindi 3, 4, 5, una terna pitagorica. Allora possiamo conoscere subito la differenza di cammino, tra l'onda che esce da A e arriva in P e l'onda che esce da B. Infatti il cammino 1 è lungo 4 metri, il cammino 2 è lungo 5 metri, la differenza di cammino è 1 metro. Come al solito la possiamo individuare graficamente tracciando un arco di circonferenza centrata in P e corrispondente a un raggio di 1. Ora, come al solito, impostiamo le condizioni per avere l'interferenza costruttiva nel punto P oppure l'interferenza distruttiva in P. Quindi, nel caso di interferenza costruttiva, P registrerà un massimo sonoro, quindi un andamento profilo locale di questo tipo, di massima ampiezza. Nel caso di interferenza distruttiva, invece, in P si registrerà un minimo sonoro, praticamente un'ampiezza minima. Teoricamente 0, e 0 non sarà mai perché le due onde percorrono sempre cammini di lunghezza diversa, quindi l'onda che esce da B arriverà più attenuata dell'onda che esce da A, quindi non ci sarà mai perfetta cancellazione, ci sarà una oscillazione minima di ampiezza minima delle sovra e sottopressioni nel punto in cui sta il microfono. Quali sono quindi queste condizioni? Sono la differenza di cammino, che è 1 metro, deve essere un numero intero di lunghezze d'onda, oppure un numero intero di lunghezze d'onda meno una metà. In questo esercizio utilizzo il meno, quindi posso scrivere questa espressione come 2n-1 lambda mezzi. Se utilizzo il meno vuol dire che l'intero parte da 1, quindi 1, 2, 3, 4 e così via. Mentre invece, quando scrivo n lambda posso partire anche da 0, anche se n uguale a 0 in questa condizione fisica non ha senso, dal momento che i due cammini saranno sempre diversi, in particolare D2 sarà sempre più lungo di D1 perché è l'ipotenusa, rispetto a un cateto. Quindi non sarà mai possibile avere una differenza di cammino pari a 0 per n uguale a 0, cioè due cammini di lunghezza identica. In queste due equazioni l'incognita è la lunghezza d'onda, infatti è l'unica cosa variabile, infatti variando la frequenza noi variamo la lunghezza d'onda. Cominciamo dalle interferenze costruttive, quindi dai massimi sonori in P. La differenza di cammino di 1 metro deve essere n lambda. Ricaviamo quindi l'incognita che è la lunghezza d'onda, che risulta delta su n, è scritto anche qua 1 metro su n. Possiamo quindi andare a sostituire i vari valori di n, per n uguale a 0 naturalmente non ha senso perché non si può fare la divisione per 0 e questo conferma quello che abbiamo detto prima, che per n uguale a 0 non ha senso perché i due cammini non potranno mai essere lunghi uguali, i due cammini AP e BP, e quindi dare una differenza di cammino nulla. Quindi il calcolo diventa significativo soltanto per n uguale a 1, in questo caso la lunghezza d'onda è 1 metro. Per n uguale a 2 è mezzo metro, per n uguale a 3 è un terzo di metro e così via. La cosa è intuitiva perché per n uguale a 1, che vuol dire che la lunghezza d'onda è 1 metro, vuol dire che delta contiene al suo interno esattamente una lunghezza d'onda. Infatti in questo disegno si vede che la lunghezza d'onda è lunga esattamente quanto la differenza di cammino delta, questa, e quindi è lunga 1 metro. Del resto questo è anche intuitivo perché vuol dire che l'onda che esce da B percorre una lunghezza d'onda in più, ma poi si ritrova in fase con l'onda che esce da A.
cioè le due onde viaggiano cresta cresta, ventre ventre, e quando arrivano in P fanno interferenza costruttiva. Questo, lo ripeto, accade perché l'onda 2 che esce da B percorre un tratto di strada più lunga dell'onda 1, più lunga di quanto? Di una lunghezza d'onda esatta. Infatti è questa condizione qui. La differenza di cammino è una lunghezza d'onda, eccola. E sappiamo che una lunghezza d'onda non sfasa le due onde, come anche due lunghezze d'onda quando n vale 2. Due lunghezze d'onda non sfasa le due onde. Infatti, eccole qua le due lunghezze d'onda. In questo caso abbiamo che nella differenza di cammino delta, che vale 1 metro, ci sono due onde. Due lunghezze d'onde, quindi ogni lunghezza d'onda è mezzo metro come risulta dal calcolo. Queste due lunghezze d'onda di differenza di cammino non sfasano le due onde che quindi arrivano in fase in P e fanno interferenza costruttiva. La stessa cosa se nella differenza di cammino delta di 1 metro ce ne sono tre di lunghezze d'onda, perché anche 3 è un numero intero, n uguale 3. In questo caso il disegno è questo, di nuovo non c'è sfasamento. Quindi si forma l'interferenza costruttiva in P e in questo caso la lunghezza d'onda, come si vede anche dal disegno, è 1/3 di metro perché ce ne stanno 3 in 1 metro. Però l'incognita vera del problema non era la lunghezza d'onda, era la frequenza. A questo punto è facile passare dalla lunghezza d'onda alla frequenza, basta ricordare la solita formula che lambda è V su F, la formula della velocità di propagazione delle onde. Quindi abbiamo lambda che è V su F è uguale a delta su n, perciò V su F uguale delta su n, ricaviamo F con la formula inversa e otteniamo nV su delta. Andiamo a sostituire i valori, n lo lasciamo un indice generico, poi andremo a sostituire 0, 1, 2, 3, 4 e così via. V è la velocità del suono in aria a 340 metri al secondo, delta è la differenza di cammino tra le due onde, quindi a 1 metro, e quindi il risultato finale sarà n per 340 Hz, quindi sono tutti multipli interi, le frequenze che danno luogo ai massimi sonori in P sono tutte le frequenze multiple intere di 340 Hz. Naturalmente per n uguale a 0 non ha senso perché viene una frequenza 0, quindi vuol dire che non viene emessa nessuna onda. Per n uguale a 1, 2, 3, 4 e così via abbiamo appunto le multiple di 340 Hz, 340, 340 per 2, 340 per 3 e così via. Passiamo adesso alle interferenze distruttive, quindi impostiamo la stessa formula di prima, la differenza di cammino, 1 metro, deve essere 2n-1 lambda mezzi, stavolta n parte da 1. Procediamo esattamente come prima, ricavando l'incognita lambda, quindi formula inversa, 2 delta su 2n-1, 2n-1 sono i numeri dispari, quindi al variare di n, quando n vale 1, 2n-1 fa 2 per 2, 4. 2 per 1, 2, meno 1, 1, quando n vale 2, 2 per 2, 4, meno 1, 3, quindi 2n-1 vale 1, 3, 5, 7, 9, sono tutti i numeri dispari in successione, a partire dal primo che vale 1, infatti 2 per 1, meno 1 fa 1, e poi sostituiamo a delta 1 metro, poi andiamo a sostituire, quindi con n uguale a 1 abbiamo 2 metri diviso 1, 2 metri, con n uguale a 2 abbiamo 2 metri diviso 3, poi 2 metri diviso 5, 2 metri diviso 7, quindi 2 terzi di metro, 2 quinti di metro, 2 settimi di metro. Queste sono le lunghezze d'onda, che poi trasformeremo in frequenze, che sfasano le due onde uscenti da A e da B esattamente di una mezza lunghezza d'onda, oppure c'è sempre una mezza lunghezza d'onda in più. In altre parole, che percorre l'onda che esce dall'altoparlante B e che manda in controfase le due onde che arrivano al microfono. Quindi al microfono si vede un minimo di intensità sonora quando le lunghezze d'onda sono questi valori. Intuitivamente che cosa succede? Che in quel metro che è la differenza di cammino c'è mezza lunghezza d'onda. Questo quando n uguale 1, questo vuol dire che l'onda che esce dall'altoparlante B cammina mezza lunghezza d'onda più dell'altra e quella mezza lunghezza d'onda produce lo sfasamento, per cui le due onde camminano una in diagonale e una in orizzontale in controfase esatta, perfetta. Quindi quando arrivano nel punto P che sta qua,
un'onda cammino orizzontale, un'onda diagonale, arrivano in P, però sono in controfase, quindi danno luogo a un'interferenza distruttiva e in P si registra, cioè il microfono registra e l'oscilloscopio visualizza un minimo sonoro. Per N uguale a 2, invece, nel metro di differenza di cammino, quindi dentro delta, non c'è mezza lunghezza d'onda, ma ce n'è una e mezza. Infatti, vediamo qua, una e mezza. È questa mezza perché la lunghezza d'onda, una lunghezza d'onda non sfaserebbe, lascerebbe le due onde in fase, ma è una e mezza. È questa mezza lunghezza d'onda, quella assassina, che manda in controfase di nuovo le due onde. Come la mezza lunghezza d'onda di prima, anche questa mezza lunghezza d'onda qua, quindi fa sì che le due onde arrivino in P in interferenza distruttiva, in controfase. E quindi si veda sull'oscilloscopio collegato al microfono un minimo di segnale sonoro. Stessa cosa per N uguale 2, anzi per N uguale 3, abbiamo dentro delta di 1 metro, abbiamo due lunghezze d'onda e mezza. Infatti vediamo una, due e questa mezza assassina, che è quella che di nuovo manda in controfase le due onde e produce al microfono l'interferenza distruttiva. Qui non ho disegnato nel caso n uguale 4, ma sarebbero tre lunghezze d'onda e mezza dentro 1 metro, che è delta. Ora che abbiamo capito il senso logico di questo numero intero di lunghezze d'onda e mezza, passiamo alla vera incognita del nostro problema, che sono le frequenze. Quindi procediamo come prima: le frequenze sono date da velocità diviso la lunghezza d'onda. Le lunghezze d'onda le ho trovate, sono queste, quindi 2 metri, 2 terzi, 2 quinti e 2 settimi di metro e così via. La formula era questa, 2 delta diviso i numeri dispari. Perciò quando sostituisco questa formula qui, trovo le frequenze 2n-1, quindi i numeri dispari, per V diviso 2 delta, cioè diviso 2 metri. V è 340 metri al secondo, quindi abbiamo che le frequenze che originano minimi sonori al microfono, sono tutte quelle che si ottengono da questa formula, cioè i dispari per 170 Hz. I dispari per 170 Hz vuol dire: per n uguale 1 abbiamo il primo dispari, quindi 170 Hz; per n uguale 2 abbiamo il secondo dispari, che è il 3. Infatti 2 per 2 è 4, meno 1 fa 3. Quindi per n uguale 2 abbiamo il 3, per n uguale 3 abbiamo il dispari successivo, il 5, poi abbiamo il 7, e quindi le frequenze che danno luogo ai minimi sonori al microfono sono la 170 Hz, la 170 Hz per 3, la 170 Hz per 5, per 7, per 9 e così via. A questo punto l'esercizio è finito, riportiamo su una retta orizzontale le frequenze che crescono da 0 fino all'infinito e abbiamo un'alternanza equidistanziata, nel senso delle frequenze, un'alternanza di frequenze colorate in rosso che danno le interferenze distruttive, cioè i minimi sonori al microfono, e sono quelle che abbiamo trovato adesso: 170 Hz, 3 per 170, 5 per 170, tutti dispari per 170 Hz. E invece, colorate in verde, abbiamo tutte le frequenze che abbiamo trovato sopra e che sono queste: 340, 680, sono tutti multipli interi di 340 Hz. E infatti le vediamo qui: 340, il doppio di 340, il triplo, il quadruplo e così via di 340 Hz. Queste frequenze sono adatte a produrre interferenze costruttive al microfono e quindi massimi di intensità sonora. Quindi le interferenze costruttive le chiamiamo C1, C2, C3, C4, le distruttive lo stesso, D1, D2 e così via. Naturalmente sono in numero infinito, io sono arrivato alla quarta interferenza costruttiva e distruttiva, ma sono tutte equidistanziate fino a frequenze infinite. L'ultima osservazione: la scelta di utilizzare il segno meno è una scelta felice, in quanto C1, C2, C3, C4 e anche D1, D2, D3, D4 e così via si ottengono proprio con N uguale 1, 2, 3, 4, N uguale 1, 2, 3, 4. Se invece avessimo utilizzato nella formula delle interferenze distruttive il più, 2n più 1, n doveva partire da 0 e quindi avremmo avuto che la prima interferenza distruttiva si otteneva non per n uguale 1 ma per n uguale a 0. Quindi D1 corrispondeva a n uguale a 0. N uguale a 1 non dava D1, dava D2. Quindi c'era, come
questo piccolo, diciamo, scavallamento tra l'indice n e il numero dell'interferenza distruttiva. Per esempio, per avere la terza interferenza distruttiva dovevamo porre n non uguale a 3 ma uguale a 2. Invece con la scelta di mettere il meno abbiamo n uguale a 1 da D1, n uguale a 2 da D2, è tutto più, così, più semplice, diciamo.